Paganese in completo azzurro con calze rotte e pantaloncini bianchi, canonica divisa granata per la formazione Flegrea. Una Budeolania che ha riconquistato la Serie D grazie all'acquisizione del titolo sportivo del Casalnuovo. E in questo istante parte Paganese Budeolana, con la Budeolana che manovra sul settore di sinistra. Coratella non arriva sul pallone, ma la sfera arriva dalle parti di Faella. Faella cerca di accelerare. Faella, il tiro di Faella e la parata in due tempi di Emanuele Polverino. Il lancio lungo a cercare Sess, che stacca di testa e serve palma. Attenzione, a buon gioco il numero 25 della Budeolana all'esterno. È la Paganese che si rifugia in calcio d'angolo. Mungo all'indietro sul numero 11 Balzano. Sfera che arriva a Spurio, pressato però irregolarmente dal numero 24 Fernando Coniglio. Balzano, il tocco sotto, attenzione, Spurio anticipa provvidenzialmente Coniglio. Sulla pressione di Astemio si rifugia su Bucolo, Del Gesso si fa vedere e può ripartire la Paganese. Attenzione a Mancino, Mancino, passaggio troppo corto, ha intuito tutto Sbuttoni. Tutto di prima per la Budeolana, ottima la transizione. Va avuto Langella, Balzano, c'è però posizione irregolare. Sbaglia tutto Esposito, un po' in confusione. Attenzione a Palma, il tiro di Palma direttamente sul fondo. Ancora Stemio, cambia gioco dalle parti di Sbuttoni. Va a pressarlo Del Gesso, Sbuttoni mette a terra, costretto a fermarsi. Corto c'è Balzano, attenzione. Faella, 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 buon gioco, messo giù, tutto regolare per il direttore di gara. Proteste vibranti da parte del pubblico, c'erano forse gli estremi per il fallo da ultimo uomo. Qualche colpo proibito sul primo palo, ha il suo bel da fare il signor Mazzer per tenere a bada i calciatori. Animi molto accesi. Balzano che va a puntare Langella, servizio in aria, il colpo di testa, Mancino dentro la battuta e Polverino mette i guantoni e salva la Budeolana. Bucolo mette fuori, Mungo ancora in possesso di palla, lo ferma Coratella, però non ci sono maglie azzurre. Ah, poi Mungo ancora e Spurio. Diabaté scarico all'indietro per Sbuttoni. Corato si butta dentro, di Corato, attenzione per Coratella, Coratella si gira e ci abbatta il pallone. Faella allunga la falcata, cross basso, attenzione, e poi Langella, la Coratella entra in area, Coratella, Coratella commette poi fallo, cercare Coratella, Coratella tocca per Faella, Faella, Faella. C'è stato però il fallo, a giudizio del direttore di gara, di Coratella su Montuori. Il colpo di testa, attenzione, Spurio. Intervento falloso di Marotta. Attenzione a Marotta, il tiro di Marotta. Mancino prova ad andare via, Mancino, Mancino ancora. Un nucleo di uomini su di lui. Faella tenta una soluzione di esterno per la Budeolana. Attenzione, squadella per Marotta che ci abbatta il tiro. Del Gesso, il tiro di Del Gesso, serve Montoro subito per Di Masi, si allarga Zugaro, attenzione Zugaro non ci arriva, peccato. Del Gesso per Ferreira, il tiro di Ferreira e il pallone, ma in questo istante c'è il triplice fischio finale del direttore di gara.